5 su 5 in casa, ma dall'inferno e ritorno, dal meno 14 alla vittoria finale. Beh, sapevamo che loro erano una squadra che non si dava mai per vinta. Sapevamo che perdendo di 30 in casa arrivi alla partita successiva con qualche motivazione in più. Sono venuti qua, hanno fatto la loro partita, una gran partita. Noi siamo stati un pochettino morbidi, più in difesa che in attacco, perché il rendimento offensivo, 40 punti nei primi due, nel primo tempo, non era così male, però proprio dietro che abbiamo mollato un pochettino e loro ci hanno punito sistematicamente. Poi un po' all'inferno nel terzo quarto, fortunatamente abbiamo ripreso, piano piano, un punto alla volta, anche 3 punti alla volta, 2 punti alla volta, però alla fine l'abbiamo portata a casa e l'importante alla fine è sempre solo quello. E quando l'avete appunto preso in mano, avete alzato la pressione difensiva e si è visto ancora una volta che è veramente difficile riuscire a contrastarvi quando difendete così. Mi piace pensare che siamo più quelli degli ultimi 10 minuti che quelli dei primi 30, chiaramente. Purtroppo non è sempre così e dobbiamo lavorare per esserlo, perché è stato quello che ci ha contraddistinto in queste prime 10 partite, è quello che ci ha portato ai risultati che abbiamo ottenuto in queste prime 10 partite, quindi non vedo perché cambiare. Diciamo che se questa è l'ultima in classifica, il girone è abbastanza equilibrato, è abbastanza alto come valori. Al di là dell'ultimo in classifica mi fa specie il rendimento ondivago di tante squadre. Sono tante squadre che vai a Piacenza che è una delle favorite e perdono di 3 e poi con Sestu vincono di 40, non lo so, cioè, tutte le partite fanno storia a sé. Di certo c'è che tutte le squadre che incontriamo sono composte da gente che sa giocare. E gente che ha voglia di giocare, quindi la cosa che non possiamo mai farci mancare è avere più voglia e più volontà di loro. 6 vittorie in 9 partite, adesso un mese di dicembre ricco di incontri con le prime della classe, si parte domenica a 100, squadra e piazza che conosci abbastanza bene. È chiaramente un posto che conosco bene, dove ho lasciato anche un pezzo di cuore. Sono stati 3 anni bellissimi per me. Ci ritorno ad avversario ancora una volta, sperando che vada diversamente da come è andata. L'altro anno è chiaramente una delle favorite del girone, una delle squadre che ha un budget più alto, è una delle squadre che ci punta, è una delle squadre che ha un pubblico, una tifoseria già pronti e che vorrebbero la A2. Quindi noi andiamo là tranquilli, consapevoli dei nostri mezzi, a giocarci le nostre carte. Un tifoso dagli spalti ha detto: se questo è casa dei, è davvero illegale. Concordo in tutto e per tutto, perfettamente d'accordo, presentatemelo, gli pago la birra che gli ho promesso e poi siamo a posto così.